e bentornati sul canale con un nuovo video. Oggi siamo a Ostuni, una località nel Brindisino. Per chi non lo conoscesse, Ostuni si trova comunque a pochi passi dal mare Adriatico pugliese. Ostuni è quella cittadina lì che si vede in fondo. Siamo appena arrivati nel nostro albergo, molto carino, molto pulito e ordinato. Abbiamo parcheggiato fuori, quindi è un albergo che si trova a pochi passi dal centro di Ostuni con il parcheggio. È un 4 stelle, vi lascio il link in descrizione. Noi abbiamo preso questa camera con questo bel terrazzo. Domani mattina speriamo di avere una bella luce, magari faccio una breve dronata da qui. Vi faccio vedere la camera, facciamo un room tour veloce. Eccola qua, una bella camera doppia matrimoniale con comodini, TV, asciugamani. Qui abbiamo uno scrittoio per poter appoggiare il nostro computer e fare rispondere a qualche email. Qui abbiamo un grande armadio, bagno con tutti i servizi del caso, quindi secchio per la spazzatura, i semplici accessori di cortesia. Qui abbiamo una bella doccia, il bidet e anche le ciabatte che utilizzerò sicuramente. Stiamo andando a cenare, abbiamo prenotato un ristorante che non conosco il nome. Continuate a seguirmi, se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Seguitemi perché vi porterò a cena con me. A dopo. Questa è una delle prime piazzette che ci stiamo trovando davanti, piena di osterie, pizzerie e locali per cenare. Le viuzzole, tutte queste stradine mi ricordano tantissimo la Grecia, quindi Otranto anche. Allora, siamo venuti in questo ristorante pizzeria Il Ritrovo. Seguitemi. Abbiamo iniziato con gli antipasti, questo è il famoso capocollo di Martina Franca e le burratine che abbiamo qui. Sembra che ci sia del miele e delle scaglie di mandorle tostate. Carpaccio di manzo con rucola e grana. Qui abbiamo fave con cornaletti, che sono questi peperoni, cicoriella e crostini, un bel piatto tipico pugliese. Assaggiamo questo bel crostino con un purè di fave. Che ve lo dico fare. Abbiamo le braciole di manzo con polpette a sugo che dobbiamo subito assaggiare. Questa è la polpetta. Ne serve un'altra. La lasciamo a te. Parmigiana, un piatto tipico pugliese, molto caldo. Andiamo subito a spartizione dei pani e dei pesci. Potevamo non assaggiare la pizza del locale Il Ritrovo, con zucchine, fiori di zucca, burratina e pomodorini. Uscendo dal ristorante siamo stati rapiti da questa musica dei Doors. Stiamo girando tra i vicoli di Ostuni per cercare da dove stia arrivando questa musica. Ah, eccola qua, c'è il Kidra, pizzeria, ristorante, disco pub, molto bello. Trovato il locale, è praticamente il Kidra, birreria medievale, disco pub. È qui che stanno suonando questa bellissima musica dei Doors. C'è un Model Money,
ristorante cosa facciamo? Ci sta il caffè Quarta a Ostuni in ghiaccio di notte. Ci sta. Il dopo cena. Molto belli questi locali a terrazzamento in questa bellissima piazza di Ostuni, illuminata con queste luci molto molto belle. Scivola. Ragazzi, stiamo tornando in camera. Abbiamo bevuto soltanto due bottiglie di Negramaro, sì. Primitivo Negramaro, tipico del posto. Noi pure eravamo molto tipici, ci siamo atipicizzati. Questa è la nostra bella camera. Devo dire che c'è un bel profumo. E niente, andiamo a letto, siamo veramente molto cotti. A domani. Ciao. Buongiorno, questa è la vista dalla nostra camera d'albergo, quella lì in fondo è Ostuni, il borgo bianco. Il tempo non promette nulla di buono, speriamo bene. Buongiorno, stiamo andando a fare colazione, poi dovremo fare il check out e entrare nel borgo antico di Ostuni di giorno, anche se il tempo non sembra proprio essere dalla parte nostra. Se non vi siete iscritti al canale vi invito a farlo in questo momento per non perdere tutti i futuri video che porterò sul canale. Wow, il profumo è molto invitante. Questa è la sala per la colazione, una bellissima volta, un lampadario medievale e una sala a botte a dir poco fantastica, molto molto bella, calda, pulita, ordinata in tutti i suoi dettagli. Colazione salata quest'oggi, non so se ve l'ho detto nell'altro video, ho fatto una specie di fioretto antidolce. Ragazzi, siamo pronti a lasciare la nostra stanza 113 Carrubo, tutto pronto, zaino in spalla, andiamo a vedere questa bella città bianca di Ostuni. Terrazzina, abbiamo anche una bella vista mare, quello lì in fondo è il mare Adriatico pugliese. Questo muretto a secco è veramente molto bello, lì c'è anche un antico pozzo con una vasca, sicuramente serviva ad abbeverare gli animali un tempo. Lì sopra abbiamo sempre la bellissima Ostuni. Questa è la terrazza panoramica del nostro hotel, quella lì in fondo è il centro storico di Ostuni che tra poco andiamo a visitare. Ragazzi, stiamo lasciando questo bellissimo albergo, questa terrazza sicuramente non l'abbiamo sfruttata purtroppo in questo episodio, ma non mancherà modo di fare nuovamente un salto qui nella bianchissima Ostuni. Seguiteci, a dopo. Lasciamo questo bel alberghetto, qui abbiamo un bell'ulivo secolare con un tronco
a dir poco maestoso o imponente, Relais Sant'Elidio. Siamo stati veramente molto bene. Da questa parte abbiamo il nostro parcheggio, molto comodo visto che comunque ci sono tantissimi parcheggi a pagamento in tutta la città, o comunque a tempo. Quindi trovare un albergo così vicino al centro con il posto auto è stato veramente molto comodo. Siamo nel bel mezzo di un bel mercatino con tantissimi, ma tantissimi oggetti antichi, veramente tante belle cose. Questa è una cosa veramente molto strana, praticamente uno stereo integrato, un televisore, e una volta chiuso diventa un mappamondo. Molto singolare come oggetto. È un antico aratro in legno, ci sono anche i prezzi sopra, molto molto belli. Sono tantissime panche, credenze antiche ristrutturate. Poi abbiamo anche degli antichi setacci o farnari. Questi sono dei macina caffè o macina pepe, dovrebbero essere. Questi qua invece sono degli antichi insetticida, praticamente per le zanzare. Qua mettevano appunto il veleno per le zanzare e poi veniva spruzzato. Veramente abbiamo anche una bella insegna Heineken. Non vorrei sbagliarmi, ma questa specie di triciclo per bambini l'ho visto in qualche film di paura che non mi ricordo, magari scrivetelo nei commenti se vi ricorda qualcosa. Eccolo qua, molto inquietante. Camminare in questi vicoli bianchi con questi antichi basoli, ci sono numerosi profumi che appunto arrivano dai vari ristoranti, trattorie, un tripudio di odori e profumi che a quest'ora non mi nascondo, ma danno certo tocco. Arco fantastico, molto molto bello. Ed ecco qua la cattedrale. Peccato per quest'auto parcheggiata a sinistra, non ho nulla in contrario alle panda, però parcheggiarla di fronte a una cattedrale così bella e con il rosone più grande d'Italia, molto molto bello. E naturalmente, venendo a Ostuni, non potevamo non venire a trovare la famosa porta più fotografata di Instagram. Eccola qua. Sembra sia un B&B, se non sbaglio. La casa della porta blu.
nome veramente unico. Qui a fianco poi abbiamo il Borgo Antico Bistrò. Anche qua proveremo a venire un giorno. Quello in fondo è il mare. Ui, piccolo, vieni qua. E tu che fai da solo? Fate attenzione in questi vicoli che è facile incontrare sempre questi calessi che fanno il giro del centro storico. Molto molto simpatici. Arrivati i salumi. E qui abbiamo la focaccia appena uscita dal forno, bollentissima. Orecchiette al pomodoro con capocollo di Martina Franca e cacio ricotta. Questa è la piazza centrale di Ostuni. Molto molto bella, piena di localini, gelaterie, trattorie. E qui abbiamo Santo Ronzo, eccolo qua. Tagliamo l'orgheria pugliese, eh? Assolutamente. Ragazzi, il video di Ostuni conclude così. Spero che vi sia piaciuto, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivate la campanella con tutte le sue notifiche per ricevere tutti i futuri nuovi video che andrò a pubblicare sul canale. Fate delle domande nei commenti e, già che siete lì, fate anche un bel mi piace, un bel pollice in su, molto importante per l'interazione sui video. Ciao ancora.